qua che parte? Eh? E qua che parte? Sì. Calma. Cosa devo fare? Devo guardare la... Devi camminare per dritto. Non devo guardare la camera. Mi faccio finta. Oh Marco, qua siamo su una bella mulattiera che ci sta portando su. Sì, è interessante perché le mulattiere sono simbolo dell'attività umana, della buona armonia tra uomo e ambiente. Bello, poi c'è anche un bel bosco. Del tempo passato, quando... Quando ancora si viveva la montagna. Quando ci si muoveva per forza a piedi. O coi muli. Sì. Bene. Processionaria, no, dico processionaria, è pieno, un grosso problema è la processionaria. Elisa, la mia ex collega, non è più mia collega. Ah, non è più la mia collega? No, cambiato. Siamo al bivio, Marco. E qua dove si va? Ah, sempre a Calcante, anche di qui? Se no... Questo cos'è, quello più ripido? Sì. Ah, ok. Poi torniamo di qua, torniamo da questa qua, vero? Sì. Va bene. Allora, qua siamo andati al colletto, dove c'è il sentiero che arriva da Traves. Quindi Valdala. C'è un po' di neve. Quella che è caduta lo scorso... Ah, quelle sono le nunnelle, vedi? I sentieri della libertà. C'è un po' di foschia. Qua saliamo verso la vetta, lassù. Arrivati! Facciamo un anello, no, qua per tornare indietro. Sì. E cos'è questo, un rifugetto o una è una malga carina, tutta ben strutturata. Pubina di là, però da un po' in salita. Pubina, guarda, c'è un animale. Dietro la macchia nera, adesso non lo vedo, l'ho visto prima muoversi. Non ha ancora attraversato il sentiero. Va bene, non l'ho visto attraversare il sentiero. Cos'è questo? Apri qui. Un quaderno. Soggio. Ah, è un po' setato, probabilmente dove vengono scritte un po' di... Che bello questo sentiero balcone. Guarda che lavoro di muratura lì. Hai visto? Sì. Voilà.
bene, dai. Una bella birra? E come no? Ah, oh, no.